Buongiorno a tutti. Come vedete dallo scenario qui ad Ankara siamo ritornati tutti alle postazioni di partenza pre-pandemia da coronavirus. Da 15 giugno, infatti, tutte le attività professionali sono state ripristinate a pieno. Permane tuttavia una certa preoccupazione a livello sociale, ma anche a livello politico per quanto riguarda la crescita dei numeri. I casi positivi infatti quotidianamente si attestano sui 1.400-1.200, cifre importanti che iniziano a preoccupare il governo, che in alcune città hanno ripristinato l'obbligo di indossare le mascherine in pubblico anche negli spazi aperti. Contemporaneamente l'attività diplomatica comunque è stata ripresa a pieno regime. Importante menzionare la visita del ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio ad Ankara lo scorso venerdì, una visita che era stata programmata inizialmente per il mercoledì prima, ma che per questioni di priorità in agenda del governo turco è stata quindi rinviata di 2 giorni. Mercoledì scorso, infatti, il ministro degli esteri Mevlüt Çavuşoğlu, con una delegazione importante composta dal capo dell'intelligence turca e dai rappresentanti del ministro dell'economia, si è recato d'urgenza a Tripoli, dove appunto oltre alla carica simbolica dell'evento si è sigillata quella che è un'alleanza comunque ormai consolidata nello scenario libico. Per quanto riguarda invece i rapporti bilaterali tra Italia e Turchia, la visita del ministro Di Maio ha suggellato quella che viene definita ormai un'alleanza strategica tra Italia e Turchia, che fa riferimento quindi a componenti, a dei dati importanti, ma anche a dei componenti strategiche, culturali, storiche di rilievo. Si è parlato venerdì scorso qui ad Ankara della questione libica e si è trovato una sorta di accordo nel definire le priorità nello scenario libico, quale una transizione politica e sostenibile, quindi una soluzione sostenibile per il conflitto. Ulteriori questioni all'ordine del giorno sono state le tensioni al largo di Cipro, quindi Mediterraneo orientale, e si è sottolineata anche l'urgenza di trovare un punto in comune per quanto riguarda l'operazione Eurini sponsorizzata dall'Unione Europea, che tende, secondo Ankara, a inficiare eccessivamente l'opera della Turchia per quanto riguarda la risoluzione del conflitto in Libia. Ulteriori topic in agenda sono state la questione bilaterale a livello di Unione Europea e appunto il grande apprezzamento da parte della Turchia nel considerare l'Italia un paese amico, non aver sempre sostenuto la cessione di Ankara all'interno del processo di adesione europeo. Insomma, da questa parte grandissimo attivismo, un grandissimo attivismo che speriamo si concretizzerà presto anche nell'apertura dei voli e quindi dei collegamenti dalla Turchia verso l'Italia e viceversa. Grande impegno in questo periodo viene investito nelle certificazioni di sanità per quanto riguarda le strutture ricettive, e quindi è una Turchia molto esposta e molto volenterosa ad accogliere turisti europei e non nei prossimi mesi.